ricordate quella pubblicità che diceva Ambrogio? Ho un certo languorino, la mia non è proprio fame, ma è voglia di qualcosa di buono. Quella signora col cappellone, quella super sofisticata, e poi c'era questo Ambrogio che premeva quel tasto e uscivano questi meravigliosi cioccolatini. Bene, qui ragazzi, se venite a vivere da queste parti, scordatevi queste vizie all'italiana, queste finezze, perché qua più che patate, patate bollite, patatine, non si... No, sto scherzando, ragazzi, no, sono finiti quei tempi, sono finiti, cioè, magari era così, forse 40 anni fa, ma no, assolutamente, adesso c'è tutto di tutto. Quindi, perché mi viene in mente questo argomento? Perché qui vanno pazzi per le cioccolate, sono proprio dei pazzi impazziti, specialmente quando si arriva il periodo, si avvicina il periodo natalizio, novembre, è tutto un cioccolatamento unico, uno scambio di cioccolate, quindi voi dovete stare attenti. Se qualcuno vi dice, ah, ti passo a trovare, oltre che non si può perché adesso c'è tutto il lockdown, però attenti alla cioccolata perché qui rischiate di mettere su veramente tutti quei chili che non avreste mai voluto prendere semplicemente perché non volete dire di no a queste cioccolate. Qui vi faccio un esempio. È appena arrivata e abbiamo appena avuto una visita da parte di amici e ci hanno portato questo. È bello scatolozzo di roba. E ci hanno portato, è quest'altro, un altro bello scatolozzo di roba. Questo per una sola visita, ragazzi. La sola visita. E qua un altro bello scatolozzo di Ferrero Rocher. Eccoli qua. Quindi ragazzi, non manca niente. L'unica cosa adesso siamo nell'epoca in cui bisogna veramente sgattaiolare via quando vedi oh no, quello mi sta portando la cioccolata, devi... Ragazzi, trovate una scusa perché qua non sappiamo più da che parte metterle tutte queste cose. Vai al ritrovo aziendale, boom, cioccolata a tradimento pure lì. Vai da un'altra parte, vai al supermercato, lì appena entri subito questa cioccolata in faccia. Intere corsie, ragazzi, quindi state attenti che qua dentisti ce n'è uno nei 100 metri e ci sarà un perché, perché qua con tutto sto cioccolatamento, queste caramelle, robe varie, dovete stare attenti ai denti e al fatto che ognuno qua li chiamano i sugar parties, no? Quando mettono la festa degli zuccheri, la gente per sentirsi contenta nella stagione di bassa luminosità fa fuori cioccolato e zucchero a go-go. Quindi io vi ho avvertito, mi raccomando, state ben vigili contro chi vi vuole offrire cioccolata a tradimento. A presto, ragazzi. Ciao.